Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Insurgence 25esimo, 26esimo, non mi ricordo. Comunque ragazzi, nello scorso episodio abbiamo ottenuto la medaglia. Abbiamo scoperto che il culto della perfezione ha messo le mani sopra Kyurem e Zekrom. E poi in nostra presenza ha ottenuto anche il controllo su Reshiram. Quindi ragazzi, la trama si sta facendo sempre più interessante e avvolgente. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace per proseguire sempre alla grande con questa serie e un commento rispondendo alla canonica domanda del giorno. Canonica, ho appena detto canonica, cioè che lessico, signori. Comunque prima di iniziare volevo dirvi molto velocemente che ho provato a installare la versione 1.2.3 o 1.2.4, la nuova versione, la versione finale del gioco. Non ci sono riuscito, mi è esploso Insurgence, cioè veramente non funzionava più, quindi ho reinstallato quella vecchia. Adesso sto giocando sulla versione vecchia e nulla, appena riuscirò a combinare qualcosa ve lo farò sapere. Comunque direi di iniziare subito, mi stavo inceppando già dopo un minuto di video, non è una cosa positiva. Percorso 11 con queste musichette molto belle, proviamo a fare la nostra bellissima cattura. Cioè, ma allora me lo volete far fare il clickbait? Ditelo che me lo volete far fare il clickbait. Ditemelo che... è di tipo roccia, non di tipo terra. Eliminate quei 20 secondi di video, grazie. Me lo volete far fare il clickbait? Cheat! Beh, oddio. Ma no. No. Ma come, raga? Sono passato dalle stelle alle stalle. Manco Gali faceva ste cose. Ma Cristo. Figa. Io voglio piangere sangue. Che che sta merda. Non dirmi che devo usare sub perché impazzisco. Devo usare sub. Niente ragazzi, bene, ho già perso un Pokémon dopo 2 minuti di video. Questa cosa è bellissima. Tra l'altro questa zona qua penso sia sempre... cioè non penso di doverci fare la cattura, sinceramente. Saliamo. No, sì, no. Andiamo a infierire sul fatto che ho perso i Pokémon, grazie. E nulla raga, boh, oh, quello lì è tipo il Rocket, quello vero. Ciao Rocket. I've been battling for years, kid. You are way out of your league. Ok, ti tranquillizzi però, perché noi abbiamo in campo Carla devi darla. Hashtag nei commenti, mi raccomando. Hashtag Carla devi darla. Ma un Rattata che mi fa double edge. Ma chi cazzo sei? Una locomotiva, muori. Per piacere, dai che ti aspetta Gennaro. Bravo, schiatta. Nulla raga, vedrò che Pokémon mettere in team. Uno come lui mi sa che non ce l'ho in questo momento. Dai, ma sono un cazzo di coglione di merda. Ma sono un celebroleso, ma porca la... le devo pure censurare, speriamo di ricordarci a sto giro. Oh! Mi stanno ammazzando! Dai, vai Gianfranco, ma Cristo! Pure la censura devo mettere a sto giro, vediamo di farcela creepy a mettere la censura. Power Trick che cazzo è? Ma non gli faccio niente, ma che cazzo sei? Sei fortissimo! Guarda! Mi apre il culo! Mi apre il culo! Ma manco lo stretto di Gibilterra è così aperto! Arian, Ariano, è un Ariano, è un nazista, io non lo so, non lo so! Lanciamo la carta, lanciamo la carta! Pensa a te, Cristo, pensa a te! Mi ammazzano i Pokémon, mi fanno affrontare Hitler, cioè io non lo so! Oddio! Oh! Mollato una sclerata leggendaria anche a sto giro! Dio mio!
Ripeto, poi magari ragazzi andrò a vedere chi cazzo è questo, questa è la versione trocca di Lino. Andrò a vedere, ho dei capelli di merda, dicevo, andrò a vedere poi nel box se c'è qualcuno che può entrare in team. Devo cercare di non bestemmiare. Rock Climb, minchia che infarto! Rock Climb, ho pensato per un attimo fosse frana. Ho detto, minchia, qua Moltres muore 10 volte. Invece no. Ti prego, dimmi che non ti chiami Hans. Dimmi che non ti chiami Mani, veramente. Ho letto male. Sì, voglio aver letto male, raga. Voglio aver letto male. E nulla, boh, meno male che invece non è morto. Non so chi cazzo mettere in team, ma questo è un problema. E dovrò allenarmi Pokémon, tra l'altro, perché sto prendendo botte a destra e a manca. Sono tutti al mio stesso livello. E tipo il primo Pokémon che ho incontrato in sto percorso mi ha seccato il Delta. Ok, perfetto. Dopo aver ucciso un leggendario. Tra l'altro, se avessi catturato Terrakion, mannaggia alle matriosche svizzere, avrei potuto anche mettere lui in squadra. Però chiaramente sono stupido. Allora, non so se questo è tipo un bosco o se è la nuova città. Nazca Town. Cioè, speriamo che questa città nasca, perché altrimenti... Che cazzo è la città degli ortolani, porca troia? Dio buono, tra un attimo... cosa vuoi? Ah, Mumu Milk, no, grazie. C'ho talmente tanti soldi che potrei permettermi un intero Pokémon Market, non ne ho bisogno. Allora, premesso che queste sembrano ghicocce o ghicocche... Sai che non ricordo se si dica ghicocche o di ghicocce? Probabilmente sarà tipo la domanda... Ma... Ditemi che non ho avuto io una visione mistica, vi prego. Ho visto tipo che saltava il gioco, vabbè. E nulla, ditemi se anche voi ragazzi avete mai confuso i nomi di qualcosa. Anzi, probabilmente sarà la DDG a questo punto. Allora, quella è una cavern. Ok, perfetto, notare questa notazione inglese. Se incontro un Pokémon infamizzo il mondo. Ok, qua ci sarà uno strumento nascosto al 4000%. Ma non mi metto a cercarlo se incontro un Pokémon bestemmio. No, vorrei farla... Guarda che roba, mi salta, ma che cazzo è la città senza luce? Pagate le ste bollette. Oh, mi darai uno starter. Hai perso uno strumento. La zona safari, figo, possiamo fare una cattura anche lì. Ma prima ragazzi, vediamo chi ci capita alla TV. Potrebbe essere il nostro nuovo membro, attenzione, non potrebbe essere il nostro nuovo membro. Che scoperta, Cricket. Lo stavo per prendere... Guarda che roba. Lo stavo per prendere in culo, raga. Ho dovuto fuggire perché mi avrebbe aperto tantissimo. Allora, esploriamo un po' la città. Nulla, mi sono giocato due catture come se non ci fosse un domani. Non dovrei andare alla zona safari. E invece tu guarda, ci andrò. La tua bambina... Sì, la tua bambina. Oh, vieni qua, bambina. Hashtag pedogio. Cioè, ciao tia, voglio un tuo commento qui sotto. Anche se so che sei un uomo impegnato e quindi non lo farà. Porca troia! Perché c'è un frog? Mi sono compenetrato con John Frog. Che è successo? Allora, fermi, quelle illusioni erano di Zoroark. Che figata! Ok, sei una leggenda nel culto di Darkrai. Ok, forse leggenda non si intende proprio leggenda, perché ci hanno messo una taglia sulla testa. Ora tutti stanno cercando di trovarti. Non sono interessato a ciò. Ricordi quando scappassi dalla base? Quando Darkrai venne evocato? Io ero il cultista che... era seduto nei pressi del cerchio, tipo. Si è scoperto che Darkrai non voleva rituali dei sacrifici o qualcosa di... o malvagità compiute in suo nome. La maggior parte dei leggendari non lo vuole. Difatti... non mi sorprenderei se Rayquaza avesse rescued, salvato, tipo, sì, avesse salvato, rescued, recuperato, però in senso tipo di una missione di salvataggio, Hist da qualche parte. Persephone e per gli obiettivi di Persephone e Darkrai sono completamente differenti. Lei non vuole il dominio del mondo, ma vuole semplicemente la vendetta, e tu devi fermarla dall'ottenerla. Presto troverà un modo per controllarlo. Se lei permetterei di farlo, un altro leggendario sarà schiavizzato. Non solo tutto ciò, ma tu e la tua amica dai capelli verdi avete la vostra ragione per salvarlo. Potrebbe possedere un segreto riguardo al figlio di Hodri.
Mi spiace per aver preso il tuo tempo. Che tu ci credo o no, tu e Darkrai potreste condividere lo stesso obiettivo. Abbi una buona giornata. Oh, buongiorno signore. Anche lei, grazie per avermi fatto compenetrare con il mio Pokémon. Molto interessante. Ok, Black Market, interessante. Ok, questa suppongo sia la zona Safari. Però prima volevo vedere se qualcuno in questa città di merda mi potesse dare uno strumento. Nascatown, raga, è il nome più bello che esista. Ok, perfetto. Torrent, perfetto. La regione di Torrent, che ovviamente si basa sui torrenti, raga. Oh, grazie. Oh, Gesù. Poi che altro mi dai, porca troia? Mi fai diventare brutto così. Perché obiettivamente sono bellissimo. Queste cose qua non sono raccoglibili, che non so se esiste in italiano, non lo voglio sapere. Allora, questa qua suppongo sia la zona safari ora. Sì, entriamo, facciamo la cattura perché Cristo la Madonna, una cattura ci terrei anche a farla per una volta. Sono entrato dalla porta probabilmente facendo un salto olimpionico perché non mi sono avvicinato. Quella porta. Occhi chiusi. Oh figa, aspetta, questo qua è tipo Jellicent. Io dovrei mettermi in squadra questo coso. Mental Pokémon. Io dovrei mettermi in squadra questo. Lo chiamo Sasso. Lo chiamo Sasso, Cristo Dio. Come ti devo chiamare? Ti chiamo Sasso. Non ti vuole nessuno. Ma tipo voi siete, non siete allenatori, vero? Intendiamo che la donzella, quella damigella, sì. Ma che cazzo stai facendo, porco due? Tanto io non posso più far catture qua, quindi usciamo. Bello, è stato bellissimo. 500 euro spesi bene! Yeee! Yeah! Porca di quella puttana. Guarda che roba, tutto buggato come se non ci fosse un futuro. Ok, raga, sta città è più o meno utile come il mio buco del culo. Allora, per... Ok, questa è un'altra zona. Ti prego! Spice is closed. Fuga. Spice is closed, abbiamo già ottenuto questo. Facciamo un remake! Dai! Dammi un Pokémon buono! Mi metto a piangere se non mi dai! Mi metto a piangere! Mi metto a piangere! Cioè... Vabbè... Diciamo che poteva andarmi molto peggio, poteva anche andarmi molto meglio in realtà. Allora, vediamo di non ucciderlo, Armin. Armin, ok, perfetto, ci siamo capiti. Allora, mandiamogli. Oh, gli tiro una ruttata, no? Una Pokéball ignorante perché sento mi sono fiducioso oggi. Ragazzi, Gorgeist, perfetto. Il Pokémon di Halloween, direi che lo possiamo chiamare Halloween, è molto banale. Pumpkin Pokémon, Pokémon Zucca. Zucca è un ortaggio. Halloween, Halloween, costume, gente, dolcetti. Lo chiamiamo Candy. Che è anche un maschio. Sì, dai, ci può stare. Candy, perfetto. Allora, adesso andiamo, ragazzi. Prima di proseguire, perché a questo punto, siamo a 12 minuti. Non proseguiamo, certo che proseguiamo. Vado a vedere un attimo in the box. Anche perché devo depositare l'Axray. Chi potrei ipoteticamente sostituire? Ovviamente la sostituzione avverrà nel prossimo episodio, perché adesso sbatti non ce n'è. Voi non dovete essere qua per vostra... Ah no, sì, invece che dovete essere qua, siete... LOL. Siete voi che non dovete essere qua. Quindi, allora, tu vieni di qua. Allora... minchia, ho dei Pokémon di merda. Allora, vediamo un attimo. Sasso, direi di no, anche perché Gigalithio l'ho già provato e mi ha fatto cagare al cazzo. E poi c'ho già un Pokémon di tipo roccia. Fermi, depositiamo il buon Felix, raga, che era con noi da secoli, Cristo. Non so da quanto tempo, ma tipo da mo, sicuro. Penso che sia, forse è il Pokémon, no, dovrebbe essere Armin quello più vecchio del team, perché i primi ci sono morti tutti, dal primo all'ultimo. Allora, sapete che volendo potrei prendere anche Candy. Volendo, perché Pizia attendo che mi muoia Moltres se mi muore. Potrei prendere Change, non so perché io l'abbia chiamato Change. Potrebbe o Candy o lui, direi, raga, perché Durant non è che mi convinca molto. Merrino, non lo so, Voldemort. Vabbè, tralasciamo. Polife... Beh, oddio, Dusclops è un buon Pokémon. Ci penso, raga, ci penso. Magari li alleno un po' tutti, tanto c'ho gli Audino che mi aiutano. Magari li alleno un po' tutti e poi mi farò trovare col Pokémon. Diciamo che...
Buongiorno. Diciamo che è abbastanza particolare come scelta, perché nessuno è più forte dell'altro. Comunque, eccoci qua in questa grotta. Direi che possiamo ficcarci un bel repellente, giusto per evitare di fare incontri che potrebbero farmi rosicare assai. Mark Forest! Cioè, mi stai dicendo un'altra zona in cui fare un'ennesima cattura? Ma sei serio? C'è un'altra ancora? Ma veramente? Cioè, poi io in realtà in sto gioco, raga, non so neanche bene come, tipo, modifica. Cioè. Sì, non mi camminare addosso. No, dicevo, cioè, io in questo gioco, sinceramente, non so neanche bene come distinguerle le zone. Perché la mappa è vaghissima. Che sarebbe una cosa da migliorare in teoria. Quindi, boh, direi che questa è un'altra zona ancora. Quella sarà stata una caverna. Non penso che una foresta sia la stessa zona di una caverna. Nel mentre sto morendo. Comunque, ok, interessante sta cosa. Cioè, vuol dire che devo farmi tutta un'altra zona senza allenarmi. Vabbè, raga, ci proviamo. Adesso vediamo anche chi otteniamo, raga. Magari, visto che sono forti i Pokémon, godo tantissimo. Visto che i Pokémon sono forti, adesso dopo che faccio sta cattura, potrei anche pensare di mettere direttamente in squadra il nuovo membro. Perché altrimenti rischio veramente di ritrovarmi il culo più aperto del canale di Suez. Cosa che vorrei evitare possibilmente perché ci terrei alla mia verginità anale in questo momento. Sappiatelo. E quindi nulla, questo video è molto family friendly. Muori. Muori perché devi morire perché sei una scimmietta! E quindi devi morire. Penso di essermi appena amputato una corda vocale contro la mia volontà. Ok, Aeroslash, muori. Grazie. Phoenix, quanto ti voglio bene con questo bellissimo critical repellente. Lei, ok, grazie. No, no, ok, perfetto. Dai, per piacere. Abobasnow, un buon Pokémon. Abobasnow non è per niente male, volendo. Potrebbe anche starci, sapete. Porco due, dai, non puoi averlo appena fatto. Mi hai congelato con Bora. Nemmeno Gesù Cristo ti poteva congelare. Nemmeno Gesù con un miracolo ti congelava con Bora, Cristo. Allora, sì, è Frozen Solid, Madonna. Dai, che cazzo. Ok, perfetto, grazie. Allora, giù, giù, vai giù, vai giù, vai giù. Minchia, se mi congeli di nuovo potrei impazzire, ti giuro. Ok, perfetto. Allora, tra l'altro, perché è scomparsa la grandine? Non dovrebbe scomparire la grandine, essendo scendineve. Comunque, iperpozione, Ice Shard. Ok, perfetto, con questa pronuncia very English. Allora, proviamo a prenderlo. Non lo so, raga, non lo so, dovrò vedere. Abobasnow non è un pessimo Pokémon, eh? Non è per nulla un pessimo Pokémon, però voglio vedere. Abobasnow, come potrei chiamarlo? Abobasnow? Frost Tree Grass. Dai, gli faccio un tributino, lo chiamiamo Frost. E chi vuole intendere, intenda. Un saluto al Fabiet. E, boh, raga, direi di tenerlo in squadra, ma non entra ufficialmente nel team, lo tengo solo lì. Lo tengo lì. Poi nulla, poi vi farò sapere appunto chi sceglierò effettivamente. Questa penso sia la roccia di Eevee, palese come poche cose al mondo. Donna, frodami! Pensavo che non mi stesse affrontando, ho detto, porca troia, ho fatto una figura di merda. A parte che l'ho fatta comunque la figura di merda. Psychic, muori! Ho appena sprecato uno psichico di Mewtwo contro un Warpole. E lo sto rifacendo contro un Corphish. La mia vita non ha senso. Ok, perfetto, allora, eliminato. Mi fa davvero piacere sta cosa. Io però vorrei anche sapere la strada. Whiskas ad esempio è un bel Pokémon, raga. A me piace tantissimo come... Proprio come potenza intendo. Water repellente. Mi sa che sono andato un pochino insieme, raga. Ok, perfetto. Ace Ranger Salfora. Cioè, che è tipo un Sunflora venuto male. Un Sunflora abortito. Psychic Vigoroth che. Vigoroth che muore per l'appunto, si diceva. Noivern. Cioè, Noisa. Dovrebbero avvertire quando i Pokémon sono Delta. Tra l'altro mi suona il telefono, ho notato. Dovrebbero avvertire quando i Pokémon sono Delta. Boom Burst, ti faccio veramente male anale. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Giù, perfetto, siamo a 18 minuti. Questo video qua durerà un'eternità. Cos'è sta roba? Ah no, ok, un M. Hyper B, la madonna, così di cattiveria me lo stai dicendo. Allora, fermi, togliamo un attimo. Ma no, anzi, teniamo un attimo Mewtwo che magari sale di livello. Tu che cazzo stai facendo? Niente di utile al genere umano. Tu, Oddio, che cazzo è? Madonna, raga, siamo arrivati a Stonehenge.
così di cattiveria, tu eri decisamente diverso nello Sprite Overworld. Ma decisamente diverso, eh. Allora, raga, mi vogliono uccidere Fuji? Pum Kabu, perfetto. Che adesso farà Kaboom perché mi esplode. Raga, dovreste... potete denunciarmi per piacere. Cioè, andate da... in caserma e denunciatemi per atti osceni in luogo social, per piacere. Denunciatemi, vi prego. Allora, mettiamo davanti Carla. Carla, devi darla, vai, ti vogliamo. Mamma mia che... io, raga, sto raggiungendo... io in questa serie... cazzo è sta merda? Ah, ok, penso siano alberi venuti malissimo. E nulla, in questa serie sto raggiungendo vette di ignoranza che possono accompagnare solo. Grazie per... ma questa roba qua è da spaccare? No, ok. Mi stavo cagando addosso, ho detto che cazzo è sto messaggio qua. Invece era il repellente di merda. Affrontami, sarai cosa? Un pittore? Un pittore? Picasso, sì! Complimenti per l'ironia. Kaboom, come direbbero i famosi barzellettieri. Non penso si dica barzellettieri, ma vabbè. High jump kick. Sì, ci ho perso un Pokémon in allenamento così. Artist Picasso. Perché quando perde fa cazzo. Ma qua... ah, ok, devo utilizzare Surf. Sì, sto facendo... a sto giro la ignoriamo la mia battuta, raga, tranquilli. Fungus. Che bello quando annuncio i Pokémon così. Potrei tipo mettermi ad annunciare i Pokémon così con tono... con tono incredibile. Tipo, ad esempio, per fare un esempio, Attenzione, sta per entrare in campo Buffon. No, non sto sclerando. Cosa ve lo fa pensare? Ok, penso di avermi scliccato durante lo sclero. Interessante sta cosa. Scary face, ti apro la faccia a furia di cammelli. Ricoveratemi. Ricoveratemi perché è un problema questo. Ok, perfetto. Direi di mettere davanti Armin. Perfetto. Che è l'unico sano della squadra. Gli altri stanno tutti morendo. Sono tutti da estrema unzione praticamente. E Kate Town. Che c'ha le luci. No. No. No, la città con i teletrasporti. No, non puoi farlo. Dove cazzo sono? Interessante, mi chiamano al telefono. No, hai fatto bene, sei finito all'interno di un video in una parte che taglierò, però hai fatto bene. Sei finita in un video. Sì, ma poi taglio, tranquillo. Ciao. Siamo tornati, signori. Bene, allora, direi che la città non la esploro manco po' cazzo, anche perché mi girano le palle con questi teletrasporti. Però, prima di concludere l'episodio, direi di andare a fare la cattura anche in questa città. Cioè, oggi potenzialmente avrei potuto fare 70 catture. Allora, io questi teletrasporti mi fanno bestemmiare Dio. Ok, perfetto. Tra l'altro poi c'è anche quella caverna, volendo la faccio anche lì. Oggi è episodio di catture. La città la esplorerò fuori parte, prendendo un po' di roba random. Allora, vediamo di prendere sto Pokémon qua maledetto. Allora, io mi giro. Questo è leggendario? Oddio! Oddio! È leggendario veramente, Zoroark! Raga, questo è buono! Questo è buono! Se non muore, anche meglio, tra l'altro! Incredibile, ma vero! Allora, fermi, Ultra Ball. Vediamo se riesco già a prenderlo. 1, 2, 3! No. Niente da fare, si sta aumentando l'attacco speciale in maniera poco bella, io ve lo dico, eh! Io ve lo dico, 1, 2, 3! Ok, Zoroark preso! Allora, un Pokémon che fa illusioni. È un tipo un mago, potremmo dire. Un cane mago. No, è una volpe. Grazie, grazie per avermi corretto. Non c'era bisogno. Fa illusioni. Potrei chiamarlo Merlin. Molto, molto banale, però ci starebbe, dai. Ok, perfetto. Wow, raga. Allora, Zoroark è molto, molto buono e sarebbe tipo... ora, Zoroark, se non sbaglio, è pseudo-leggendario. Non dovrebbe essere effettivamente leggendario. Però pseudo-leggendario, secondo me, sì. Fatemelo vedere un secondo, per piacere. Perché lui è effettivamente un gran... Zoroark è proprio un bel Pokémon. E poi c'è quell'abilità Illusion che è epica. E c'ha, cazzo, c'ha una bellissima... no, oddio, dai. C'ha un'abilità abbastanza normal. Fa vedere un attimo le mosse, come messo. Come posso vederti le mosse? Ok, perfetto. Stiamo scherzando?
Ma non ha neanche una mossa offensiva. Sono sinceramente triste, lo ammetto. E niente, proviamo a entrare qua dentro. Fierica, c'è la caverna dei fieri. Ok, perfetto, ok. Oh, anche qua possiamo fare una cattura, ti prego. Inferno, oddio che cosa bella. Oddio che scenario bello, raga. Inferno però è di tipo fuoco. Poi ci sta anche che mi diciate che non mi ha contento di una minchia. Però non lo so, raga, vedrò. Mi ha appena predictato. Vedrò fuori parte, raga, cosa fare. Sono molto combattuto perché non c'è nulla che mi soddisfi appieno, insomma. Cioè, oddio, volendo potrei sistemare un attimo Zoroark con qualche MT, per carità. Però... No, no, non l'hai fatto veramente. No, cazzo, è vero che c'ho Fire Spin, merda. Oh, fermi, Hyper Potion... Su Phoenix, ok, perfetto. Fire Spin. Ora dovrei soffrirlo un pochino, però adesso in teoria con una bella Pokéball. Ti tiro, guarda, una Dusk Ball, giusto perché siamo in una grotta, in teoria dovrebbe fungere. Mamma mia, che cosa bella. Infernape femmina, una femmina. Cazzo, potevo chiamarla Rambe almeno. Felstrinter, che cazzo è Felstrinter? When the user knocks out of a target with this move, the user's attack stats raise sharply. No. Tipo no. Ok, Flame Pokémon. Questo non so come chiamarlo, raga. Una scimmia. Come cazzo si chiamava? Merda, la scimmia quella, dai, raga, quella famosissima. La prima scimmia della... Il primo ominide della storia. Una... Infernape. La chiamo... Allora, Inferno... Inferno. È femmina. Una femmina dell'inferno di Dante. Che cazzo c'è? Francesca. Ma come cazzo si dice in inglese? Che sono Francesca è bruttissimo. Sarà Francis. Dai, sì. Francis ce lo facciamo andare bene, Francis. Ok, perfetto. Allora, direi che possiamo tornare indietro. E ragazzi, direi che possiamo anche concludere questo episodio. Quindi se il video vi è piaciuto vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per ricevere sempre contenuti esclusivi e per rimanere aggiornati sulla mia vita al di fuori di YouTube. E premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.